Amici della libreria di Mano in Mano, bentornati al nostro appuntamento del giovedì. Oggi siamo aperti dalle 15 alle 19 e faremo chiusura solamente sabato 15 di agosto, però torniamo già operativi martedì 18. Intanto scopriamo insieme cosa trovate di nuovo presso i nostri negozi in questi giorni. Parte dedicata alla letteratura e alla poesia. Sempre una piccola parte dedicata ai classici. Poi cinema e storia del cinema. Passiamo alla storia, volumi riguardanti la storia antica, medievale, moderna, qualche biografia. E poi la storia riguardante le due guerre. Per poi arrivare alla storia contemporanea, alla storiografia. E all'attualità. Vi mostro anche il tavolo sulla religione, perché anche se non è stato totalmente rinnovato, qualche cosa c'era già scorsa settimana, ho aggiunto moltissimo. Poi non può mancare la narrativa. Vi mostro le edizioni perché vi ricordo che questi libri non sono visibili tramite il nostro sito, non sono catalogati, li trovate solo presso i nostri negozi. La narrativa viene prezzata a un minimo di 2 euro a un massimo di 4 euro.
Per concludere vi segnalo questa edizione per tutti gli amanti del design, della grafica o dei cartoni animati vintage. Parliamo infatti della linea di Cavandoli, questo personaggio che ha avuto successo nel 69 soprattutto col Carosello, in cui c'era questo cartone animato umoristico con il personaggio, il protagonista, che prendeva vita da una linea pressoché infinita di cui era parte integrante, e questo personaggio viveva tantissime esperienze grottesche, umoristiche, divertenti, e ha fatto davvero appassionare tantissimi spettatori italiani in quegli anni. Bompiani ha raccolto una serie di suoi disegni, appunto, di questo famosissimo personaggio in questa edizione del 1973. Ve la segnalo, la trovate presso la nostra vetrina. I nostri librai lo hanno prezzato 45 euro. È catalogato come libro di arte e di design. Queste erano le principali novità della settimana. Grazie di averci seguito, grazie dei like, un buon Ferragosto da parte di tutta la cooperativa di Mano in Mano. A presto!